a Bologna questa è la prima marcia della pace, come siete riusciti a organizzarla? Dal desiderio di farla, che è nato un mese fa sulla spinta degli avvenimenti, e come tutte le creature poi che sono cresciute in fretta è piena di vitalità e anche forse di qualche difetto, però abbiamo trovato che c'era uno spazio che voleva essere riempito, perché in tanti hanno aderito, soprattutto perché ci siamo detti tutti quanti è una marcia che facciamo insieme, non è la marcia di qualcuno a cui qualcun altro deve andare indietro. Quindi siamo qua per dire pace, ma non basta dire pace, la pace bisogna farla, perché i venti di guerra, i muri che si costruiscono in Europa arrivano anche qua da noi. Quindi fare pace per noi significa gettare ponti, lenire le ferite, prendersi cura delle persone più fragili e praticare solidarietà e accoglienza nei nostri portici, in mezzo alle nostre case, nei quartieri della nostra città. E come avete fatto a organizzare uno schieramento così ampio? Quando poi una cosa si desidera farla e ci si innamora, si riesce. Non ci sono ostacoli insormontabili, anche se poi finita questa marcia potremo essere poi ancora più convinti di quello che abbiamo fatto. La dobbiamo fare, stiamo per iniziare. Un applauso al buio, Guido. Come diceva Cavagna, un applauso. Facciamo un applauso per lui. Allora, qui questo è il rappresentante della comunità di fede. A parte l'automezzo per l'amplificazione, il nostro striscione che porta la scritta Bologna cammina per la pace, è uno striscione. È lo striscione di tutti, questa non è la marcia di qualcuno, è la marcia che facciamo insieme. Direi che sarebbe bello che subito dietro ci fossero i bambini, ci fossero le persone, quelle un po' in difficoltà. La tragedia delle vittime è la sola verità della guerra. Vorrei sottolineare ancora una volta che nella maggior parte dei paesi sconvolti dalla violenza, coloro che pagano il prezzo più alto sono uomini e donne. Come noi, 9 volte su 10 non dobbiamo mai dimenticarlo. Solo nel mese di novembre 2015 sono stati uccisi oltre 4.000 civili in vari paesi, tra cui Afghanistan, Egitto, Francia, Iraq, Libia, Mali, Nigeria, Siria e Somalia. Molte più persone sono state ferite e mutilate e costrette a lasciare le loro case. In qualità di testimone dell'atrocità della guerra, ho potuto vedere come la scelta della violenza abbia, nella maggior parte dei casi, portato con sé solo un incremento della violenza e della sofferenza. La guerra è un atto di terrorismo e il terrorismo è un atto di guerra. Il denominatore comune, l'uso della violenza. Molti potrebbero recepire che le guerre sono sempre esistite. È vero, ma ciò non dimostra che il ricorso alla guerra sia inevitabile. Anche la guerra deve essere considerata un prodotto da risolvere. Ma sì, dai! Andiamo che bellino a far strada. La situazione della guerra è che l'indipendenza è già entrata. No.
Pace a voi. Vi ricordate la parola del nostro Salvatore che quando si presenta ai suoi discepoli dice pace a voi.